Voglio raccontarvi de viso quello che vedo e vivo quotidianamente nella mia commissione, che è la Commissione Finanze. È una commissione rilevante per le nostre tasche, per il nostro futuro, ovviamente, per il futuro dei nostri figli, e soprattutto poi voglio sottolineare che quello che non si conosce non esiste. E questo vorrei veramente mettere in rilievo, perché quando si torna a casa dopo una giornata pesante e si vede che il governo prende dei provvedimenti pesantissimi che ricadono sulle nostre vite e queste cose non vengono riportate, non vengono raccontate, la rabbia veramente sale e ti rivolgo appunto di poterla poi manifestare nel senso positivo e costruttivo davanti a tanta gente che poi magari riporterà nello stesso modo, possa riportare presso tutte le persone che conosce quello che noi vediamo quotidianamente. Passando agli argomenti proprio tecnici, vi racconto soltanto l'ultimo dei provvedimenti per farvi un esempio pratico di quello che accade. Piuttosto che, appunto, come diceva il mio collega Fantinati, prendere in considerazione la proposta di soppressione dell'IRAP, la Commissione Finanze in questi giorni si sta occupando di un decreto legge vergogna, che è il decreto legge IMU Banca Italia. Già questo dovrebbe fare allarmare, perché genera un grande allarme in quanto si mette un'imposta con l'IMU immobiliare accanto ad un discorso finanziario complesso che è quello della Banca Italia in un unico decreto. Perché si fa questo? Semplice, perché si arriva a gennaio senza avere un ordine nella fiscalità immobiliare, avendo promesso quello che non si poteva promettere, perché ovviamente con le mani legate che hanno loro, con la possibilità poi allo zero di liberare risorse perché sono indischiati nel sistema senza coperture, appunto, si era promesso alle persone di togliere l'IMU. Questa promessa è stata sostanzialmente disattesa, perché anche se una rata è stata sospesa, fondamentalmente è stata sospesa senza coperture, quindi si è rinviato questo problema fino alla scadenza poi della seconda rata che si dovrebbe sospendere, e si è arrivati nella confusione totale, in modo da dover dire al Parlamento in una settimana: o mi approvi l'IMU insieme con Banca Italia, che è una spoliazione della banca nostra di 7 miliardi e mezzo, oppure devi assicurare qui agli italiani che vuoi far pagare la rata dell'IMU. Questo è il ricatto sotto cui noi siamo sottoposti in Commissione Finanze in questi giorni. Cioè, vale a dire, o accettiamo che 7 miliardi e mezzo del nostro patrimonio, perché praticamente la Banca d'Italia trasferirebbe questa somma dalle proprie riserve al capitale delle banche private, quindi o accettiamo che questi 7 miliardi e mezzo vadano via, oppure noi con i nostri scarsi mezzi di informazione dobbiamo andare a raccontare che abbiamo voluto far pagare paradossalmente proprio noi l'IMU agli italiani. Questo è veramente un ricatto sporco, vorrei spiegarvelo nei dettagli senza annoiarvi troppo, e partendo appunto dal discorso dell'IMU. L'IMU, come sapete, è l'imposta che grava sugli immobili, che lo Stato, che Berlusconi aveva detto che riconsegnava agli italiani a casa, vabbè. Dopodiché questa promessa è stata, come dicevo, disattesa, e però in questi raffazzonatissimi governi hanno dovuto comunque in qualche modo sospendere parzialmente la rata dell'IMU senza coperture, fino a che Sacco Magni è uscito fuori e ha detto: io oggi la copertura per la seconda rata, badate bene, qua non si tratta di abolire il tributo, qua stanno mettendo delle toppe rata per rata. Quindi già questo è importante, in una normale situazione fiscale, in una piccola nazionale, cioè qua ogni due mesi si arriva e si dice: non abolire la rata, che dite, la vogliamo, non la vogliamo, te la copriamo, non la copriamo. Così siamo messi. Se non che Sacco Magni è venuto e ha detto: io ho la copertura fino a 4 per 1000. Tutti i comuni che praticano una aliquota superiore a 4 per 1000, con la differenza praticamente la devono riversare ai cittadini. E questa differenza si chiama minimo. Questo è quanto detto da Sacco Magni. Allora, a questo punto, per evitare
che i cittadini paghino l'IMU per intero per fare in modo che appunto debbano pagare soltanto questa differenza chiamata minimo, si deve fare un decreto di legge governativo. Però guarda caso, con l'occasione di questo decreto piazziamoci al fianco Banca Italia. E che cosa significa? Che praticamente adesso le quote di Banca Italia sono possedute da banche anche private, ovviamente. Improvvisamente si dice a queste banche che queste quote ovviamente devono essere rivalutate. Vabbè, fin qui nulla questi, ma come vengono rivalutate? Beh, qual è il problema? Si prendono le riserve di Banca Italia per un valore pari a 7 miliardi e mezzo e si danno a disposizione a capitale delle banche private. Guardate che le riserve di Banca Italia sono nostre, perché derivano dall'attività che Banca Italia svolge il regime di monopolio in quanto attività pubblica. Questo è ovviamente quello che loro vogliono fare. Noi abbiamo osteggiato in tutti i modi questo. In che modo? Intanto abbiamo subito presentato un emendamento per far capire bene da che parte stiamo, che abolisse totalmente l'IMU anche per quella quota superiore al 4 per 1000, coprendola sulle tasse derivanti dal gioco d'azzardo, quindi il prelievo sul gioco d'azzardo, in modo da far capire immediatamente che noi l'IMU la vogliamo eliminare non in parte ma totalmente e magari non temporaneamente. Dall'altra parte abbiamo presentato un secondo emendamento che straccia completamente la parte di Banca Italia da questo decreto. Adesso faremo una battaglia terribile in commissione, perché mi risulta difficile immaginare che loro vogliano stracciare la parte di Banca Italia, ma noi ovviamente faremo sentire la nostra voce dovunque, e ovviamente più persone conoscono questo problema, più persone saranno vicine a quelle che saranno le nostre azioni nelle settimane che verranno. Voglio dire anche un'altra cosa, che nel corso di questi sviluppi di discussione che abbiamo nelle sedute della commissione abbiamo anche appunto delle audizioni. Le domande per esempio cui non viene data risposta, per esempio una domanda che ho posto a Saccomanni, che ovviamente non mi ha risposto, dire sì, va bene, le banche però terrorizzano ovviamente la popolazione, perché sono sempre quando sono in difficoltà, perché quindi bisogna aiutare le banche, altrimenti il sistema crolla, però non si chiede mai nulla in cambio. Perché non si chiede nulla in cambio per l'economia reale nel momento in cui una banca riceve degli aiuti in un modo o in un altro, per mettersi in linea con queste banche? Di Saccomanni diceva tutto questo si riverserà sull'economia reale. Io ho alzato la mano e ho detto scusi, in che modo, dal momento che non stiamo chiedendo nulla in cambio alle banche? E lui a questa domanda non ha risposto. Ma a questa come a tante domande. Comunque io non voglio ulteriormente rubare tempo, vi dico soltanto che però sono nonostante tutto ottimista, perché l'Italia sicuramente ha solo una strada, quella del cambiamento, e penso che sempre più persone lo stiano comprendendo. La presenza